Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete dal titolo, oggi nuovo super unboxing. Dove nasce il mio stile? Sì, però oggi più incentrato sulle scarpe. 1, 2, 3, 4, 5 paia di scarpe. E dovrebbero essere in realtà 6, ma ho venduto le Jordan Fearless. Io e le Jordan abbiamo un rapporto complicato. Veniamo a noi. Benvenuti in questo nuovo episodio, in questo nuovo video. Torno qui con un unboxing perché, come al solito, me lo chiedete come dei pazzi. Ho comprato tanta roba. Alcune di queste cose le avete già viste, altre no. Andiamolo a vedere insieme. Primo prodotto fra tutti, la maglia che sto indossando. La felpa che sto indossando è il nuovo prodotto del mio brand, è una collaborazione con Baby Ghost, ovvero Sierra. Abbiamo deciso di realizzare questa grafica, una grafica unisex, sia per bambini, per grandi, per ragazze, per ragazzi, per tutti. Abbiamo preso questo celestino, carinissimo, ed un rosa molto chiaro, che secondo me è una bomba anche quello. Trovate il link al mio sito in descrizione. Peraltro la grafica è stata realizzata da un artista molto molto bravo su Instagram, seguitelo, Karma. È un unicorno, in versione un po' incazzata, con tatuaggi, con la mia collana, con nuvolette e un po' alla 6ix9ine. Spero vi possa piacere, io penso che sia un prodotto veramente versatile, quindi andateci a dare un occhio, gang. Ho mal di testa che sto schiantando. Prima fra tutti voglio ringraziare North Face per avermi inviato questo cappellino. Non so quando lo indosserò, perché questi cappellini purtroppo non mi donano. Non mi donano per niente. Però li ringrazio un sacco, collaborazione tra New Era e North Face, grazie. Altri due cappelli che ho comprato, che sono piccolissimi, sembrano piccolissimi, in realtà è come devono stare. Nero, bianco. Questo l'ho comprato per la mia ragazza, questo l'ho comprato per me. Sono veramente carinissimi, easy. Presi su, non mi ricordo neanche quale sito, pagati niente, molto carini. Pacchettino, questo non riguarda realmente accessori, però ve lo voglio far vedere. Questa è una cover, funziona con calamite e praticamente dovrebbe proteggere anche il vostro schermo. Io però ho una paura matta ad utilizzarlo, paura che mi si sfascia il telefono, non lo so. Me l'hanno inviato, però sembra carino. Fatemi sapere le vostre opinioni qua sotto nei commenti. Andando oltre, poi farò vedere tutta la sfilza di scarpe, vi faccio vedere un prodotto che mi ha veramente colpito un sacco, che non avete ancora visto. Wow, l'ho già indossato in una foto su Instagram, vi ricordo di seguirmi su Instagram, Damiano Mari, link in descrizione, mi raccomando, posto un sacco di cose fiche. La camicia è questa, Love Moschino, linea Moschino, è una camicia con questo pattern a scacchiera, pattern però puzzle, io adoro i puzzle, erano uno dei miei giochi preferiti quando ero bambino. Molto triste, lo so. E questa camicia secondo me ha uno stile pazzesco. Veramente, veramente molto bella. Anche il packaging era molto carino, ben curato, veramente. Questa camicia mi è arrivata tramite un sito che si chiama YouGriff e vi invito veramente a passarvi. Trovate anche di questo il link in descrizione. Perché vi dico di passarci? Perché ha prezzi veramente, veramente buoni. Vi assicuro che i prodotti sono ovviamente tutti originali e hanno dei prezzi veramente buoni, più vantaggiosi spesso e volentieri di Zalando e tante altre cose. È un nuovo sito, sta cercando di affermarsi e sicuramente ha del potenziale perché ha prezzi buonissimi e marchi comunque come Moschino, Adidas, Nike, Timberland. Insomma, sia hype brand che brand normali, insomma, è versatile per tutti. Quindi dateci un occhio, a prezzi veramente, veramente vantaggiosi, ve lo consiglio. Direi di andare con le scarpe. Partiamo dalla bomba, ovvero queste che sono destinate ad essere vendute. Air Force One Low Cactus Jack, una plastichina con scritto tipo Cactus Jack, non so, forse in russo. Insomma, scatola veramente figa, qui abbiamo anche la scritta Cactus Jack con un font che rimanda molto molto al metal. Andiamo all'apertura, a scorrimento, ovviamente scatola personalizzata in tutto e per tutto, carta Cactus Jack gialla col colore della scatola, apriamo. E wow, ed ecco qua la scarpa. Dura un po' di plastica, eh? Questa è la scarpa, troviamo dentro anche i lacci in colorazione crema e neri. È una scarpa che secondo me merita un sacco, ha ricevuto un sacco di critiche, non so in realtà per cosa, tante persone la odiano, secondo me invece sono molto carine. Sono particolari, è vero, ma sono qualcosa di nuovo. Secondo me il concept è molto figo. Questa scarpa non va presa come una scarpa da indossare tutti i giorni. Questa è una scarpa che va indossata per occasioni. È una scarpa che secondo me va indossata con determinate cose, non può essere indossata alla cazzo, perché già abbiamo un sacco di colori, abbiamo un sacco di materiali, ed è questo il figo di questa scarpa. Abbiamo la pelle, abbiamo uno scamosciato, abbiamo il feltro qua dietro, abbiamo una tela più grossa, abbiamo tipo juta, abbiamo un velluto, abbiamo questa tasca qua che è rimovibile. Ricordiamo che la tasca è rimovibile. Anche tutta questa critica a questa tasca
la vedo insensata. Cioè, è rimovibile, fine, basta. È una scarpa che secondo me merita un sacco. E secondo me è bella da vedere. Devo dire che fa il piede un po' grosso. Per essere una Air Force, non so per quale motivo, sembra molto grossa. Sembra molto più grande. Per i vari materiali e sicuramente anche per la tasca sopra. Sul retro troviamo anche il bottoncino. Secondo me figa un sacco. Easy. Parlando di Easy, andiamo adesso a vedere anche le Easy. Questa cosa mi ha cringiato un sacco. Perché mandare un pacco così gigante per delle Easy? Infatti le scarpe ci stanno... Cioè... Adidas, con tutto il rispetto. Cioè, perché mi fai questo? Cioè, all'apertura ti trovi la scatola così. E meno male gli angoli non sono devastati. Questa scarpa ha una grande, grande storia. Ovviamente parliamo del brand di Kanye West, con collaborazione con Adidas, la linea Easy. 350, non ho bisogno di presentazioni perché la conoscete tutti. A me personalmente le 350 non piacciono, infatti queste le venderò. L'ho acquistate tra l'altro provando a caso su Adidas il giorno che sono uscite. Sono le Easy 350 Black, non reflective. E sicuramente questo, se devo scegliere, è l'unico modello che mi piace delle Easy 350. Semplici, black, no problem. Andiamo all'apertura. Ed eccola qua. Easy 350, noto che però i lacci sono reflective, almeno quelli, sì. Scarpa comodissima, sicuramente non adatta per l'inverno. Scarpa però super comoda, su quello non c'è niente da dire. Tra l'altro noto anche che questo l'hanno cambiato rispetto alle vecchie Easy. È un po' più rigido. Design che per quanto mi riguarda ha stancato un sacco. Design che ormai ha dato tutto, anche se stanno continuando a farle uscire diritto. Sono diventate scarpe alla portata di tutti, il che va benissimo. Boh, sinceramente ancora non capisco come possono avere dell'hype dietro. Comunque, Easy 350, not bad. Ho sfondato la scarpa. Bene. Andiamo con le altre scarpe, un pochino meno hype. Ho fatto una collaborazione con Reebok, abbiamo realizzato una campagna con le Club C85, scarpa classica di Reebok. Devo dire la verità, a me Reebok piace un sacco. Sono scarpe classiche, da tennis, il basic del basic, e mi piacciono. Ecco qua, questa è la scarpa, super white, una scarpa un po' da infermiere, però io devo dire che adoro le scarpe basic. Come questa, scarpa abbastanza comoda, imbottita, buona per l'inverno. Questa è la variante con la scritta Reebok verde, scarpa not bad. E questa è la gemella, bella per Reebok. E grazie per la collaborazione. Adidas e Foot Locker mi ha inviato questa NMD. Io sinceramente non ho mai provato una NMD in vita mia. Questa è la NMD R1 V2. Non mi dispiace, non adoro questo rosso e blu, perché a me le scarpe piacciono o nere o bianche. O monocolore solitamente, a parte rari casi come per esempio le Travis. Rosso e blu, scarpa molto molto gommata, cioè fare gomme, non la vedo adatta per l'inverno sicuramente. Abbiamo la tecnologia Boost ovviamente, quindi sarà una scarpa estremamente comoda come le Easy. L'unico vero utilizzo che posso dare a questa scarpa è andarci a correre o camminare, perché è l'unico veramente utilizzo che gli posso dare. Io purtroppo non sono una persona da scarpe super sportive. Sportive sì, ma non super. Ultima, ma non per importanza, ho fatto una collaborazione anche con Puma su Instagram. Scarpa che ho già indossato varie volte per altre collaborazioni. La scarpa è una RSX, colorazione anche questa rossa e blu come la scarpa precedente di Adidas. Come colorway credo sia una delle più belle che abbiano fatto per la RSX, anche perché è reflective, ha delle parti reflective. Personalmente mi piace più sugli altri che su di me. Anche questa è una scarpa molto sportiva, con una suola molto molto comoda e rialzata, quindi not bad, grazie Puma. Puma mi ha inviato anche questi vestiti, ve li mostro molto velocemente perché sto cominciando ad essere fuso. Pantaloni, felpa bianca, che purtroppo difficilmente indosserò perché il bianco non fa per me. Felpa crew neck nera, che questa invece mi piace un casino. Veramente molto molto carina. C'è della polvere. Wow, che mal di testa. Ho lasciato sul finale i miei prodotti preferiti di questo unboxing. Il mio giubbotto, che sto indossando tutti i giorni. Unboxing che ho già effettuato su questo giubbotto. L'ho voluto un sacco, ho speso un sacco per questo giubbotto. E sono fiero di aver speso un sacco, perché mi piace un casino. È un giubbotto autunnale, però è abbastanza caldo. Per questa stagione
mi ci sto trovando bene. Curato veramente tanto, nei minimi dettagli, imbottito dentro, federato dentro, veramente fighissimo. Lacoste Supreme Live, e lana d'esterno, figo. Qui abbiamo il colletto rivestito, che tiene molto caldo, devo dire. Un pezzo che negli anni sarò fiero di indossare. E secondo me è un pezzo anche che difficilmente mi verrà a noia. Anche questa l'avete vista nell'unboxing, assieme a quello. Il passo primo, un botto figa, è piaciuta tantissimo, per esempio a youtuber come Black Jig, che saluto. E questa è la felpa, molto basic, è una hoodie, molto pesante, perché le hoodie di Supreme sono molto molto pesanti. Quindi se volete una felpa per l'inverno, sì, spendete un casino magari per delle felpe Supreme, ma sono veramente molto molto pesanti. Sono le felpe più pesanti che ho attualmente nel mio armadio. Andiamo sul finale. Volevo una felpa viola da un po' di tempo, perché il viola a me piace. Ho deciso di comprare una felpa Dickies, trovata in sconto per il Black Friday. La felpa è una felpa viola, adoro questo colore qui, è un viola quasi lilla, infatti mi piace veramente tanto. Logo Dickies centrale. Dickies magari è più conosciuto per pantaloni o per esempio giubbotti, però fa anche felpe e cose del genere. Il logo non è che il mio logo preferito, però è un brand che comunque non mi dispiace affatto. E devo dire che la felpa è leggermente oversize ed è molto comoda. Trovata a sconto su Zalando a un buonissimo prezzo. Attualmente costa sui 70 euro. E abbiamo finito. Il letto, come sempre, è in condizioni pessime. Raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi invito a passare dai siti che vi ho detto. Se vi va, andate a dare un'occhiata al mio brand con questa felpa super cool. E secondo me è anche molto fica la grafica di questa fica felpa. Raga, vi invito a seguirmi su Instagram. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un like, un commento. Volevo dire qualcosa di stupido, qualcosa di intelligente, ma non mi viene nulla, quindi vi mostro il mio super letto e la mia camera. Queste sono le condizioni del mio letto, la mia camera, dopo che giro un video di questo tipo. E la GoPro sta scaldando un botto, posso cucinare in questo momento un uovo. Ciao raga.